È divertente sentire dai diversi esperti o presunti tali le varie opinioni sulla definizione delle correnti contemporanee, più precisamente sull'arte contemporanea. Noi lo facciamo oggi con un artista che ha realizzato il primo acquerello astratto, che ricorda le composizioni musicali, l'astrattismo di Kandinsky. Punto, linea e superficie in tre obiettivi fondamentali. Vediamoli insieme. Ma dove sei? Abbiamo fatto un sopralluogo nel meraviglioso Museo Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea a Roma, dove avevamo già ammirato Burri, Guttuso, Mondrian e tanti altri, i quali li potete visionare sul mio canale YouTube. Oggi però siamo qui per osservare dal vivo le opere del professore russo in grado di dare vita alla musica con i colori, la linea e la composizione. Primo obiettivo fondamentale, abbandono del soggetto per utilizzare solo il linguaggio della forma e del colore. Descrizione e linguaggio. Segni e macchie colorate si dispongono con assoluta libertà nel primo dipinto astratto del russo Vasilij Kandinsky. Usando mezzi tradizionali, Kandinsky scopre un nuovo linguaggio. Linee, macchie e colori si dispongono liberamente nello spazio. Linee curve, morbide, convivono con linee rette, spigolose. Toni delicati e luminosi trovano il loro posto accanto a masse plastiche e pesanti. Tutti gli elementi sono in sospensione, vibrano dietro uno spazio indefinito. Il loro ordine è assoluto perché il loro inserimento nel quadro non risponde più a regole di prospettiva o spazialità, ma è il senso di armonia che nasce nella mente dell'artista. Prima di parlare dei valori espressivi, definiamo il secondo obiettivo fondamentale. Che parola è? Lo diciamo subito e lo facciamo mostrandovi il lavoro di questa settimana, uno dei lavori, collegandoci all'iniziativa Iktober, progetto creativo al quale partecipo tutti gli anni nel mese di ottobre, appunto. Vi riportiamo il link. Allora, come vi dicevamo, il secondo obiettivo. Espressività e spiritualità, o equilibrio e razionalità. Questo passaggio è molto importante. All'età di 44 anni, con alle spalle una lunga esperienza come pittore figurativo, Kandinsky si pone il problema di ampliare il vocabolario della pittura cercando un linguaggio capace di esprimere le necessità interiori di un artista. Per non ripetere quanto è già stato fatto da cubisti ed espressionisti, Kandinsky decide di partire da zero. Da un segno libero ed elementare come quello tracciato da un bambino. Un bambino molto piccolo, infatti, disegna segni astratti perché gli piace vedere una linea che si forma su un foglio e sente la bellezza di un rosso steso accanto a un blu o a un giallo. Concludiamo! Altri 2 minuti circa e abbiamo finito. Resisti! Kandinsky scopre che lasciare una traccia su un foglio di carta è bellissimo e che il segno ottenuto ha un suo valore perché stabilisce un rapporto con lo spazio. Se i segni sono più di uno, nasce un ritmo e un ritmo è musica. A differenza di un bambino, ovviamente, Kandinsky, colto e buon conoscitore di musica, precisiamo, può teorizzare la sua esperienza scrivendo. Il colore è il tasto, l'occhio è il martello, l'anima è il pianoforte dalle molte corde. L'artista è la mano che toccando questo o quel tasto mette l'anima umana in vibrazione. Terzo e ultimo obiettivo fondamentale, prima di salutarvi, armonia di colori e forme molto varie o essenziali. Grazie per l'attenzione, se vi è piaciuto questo video di oggi lasciateci un pollice in su, è gratis. Prima di salutarvi, infine, vi segnaliamo dei video che potrebbero interessarvi. La Camera Rossa di Matisse. Pierre Mondrian, l'evoluzione e la composizione, presente anche nella Galleria Nazionale a Roma, come anche Renato Guttuso, l'arte del secolo Novecento e non per ultimo Delacroix con la libertà che guida il popolo. Ciao, alla prossima con altri video a colori e, come dico sempre io, viva la vita!